Muoviamo ancora qualche passo nelle particolarità del 44esimo Vinitaly e lo facciamo andando a conoscere i diversi progetti speciali che hanno come protagonisti aziende trevigiane e i loro timonieri. A cominciare da Gianluca Abisol, che ci presenta un progetto tutto veneziano. A Venezia siamo arrivati non per il prosecco, ma per recuperare un antico vitigno veneziano, la Dorona, un vitigno storico autoctono veneziano del 1400. L'abbiamo ripiantato in quest'isola. Stiamo... anni di studi? 8 anni di studi. Abbiamo dimostrato che questo vitigno ha delle peculiarità e dei caratteri di unicità che lo renderanno uno dei vini bianchi più interessanti al mondo, un vino bianco fermo, questo è il nostro obiettivo. Ci stiamo lavorando con mio fratello Desiderio Bisol e con il winemaker Roberto Cipresso, quindi sarà un risultato eclatante. Ma lì, in questa vigna, in quest'isola, in mezzo alla laguna di Venezia, chiusa da un muro antico del 1300, non solo la viticoltura storica veneziana, ma anche gli orti, il frutteto e la peschiera. E su tutto questo si affaccia un ristorante che abbiamo appena aperto, che si chiama Venissa, come il vino che verrà prodotto da questa vigna. E per un'azienda che propone novità nel settore produttivo, ce n'è un'altra che sta riflettendo sulle opportunità future. Si tratta di Bellenda. Qualitativamente nel nostro territorio la crescita è stata spasmodica. Proprio ci si accorge in questi ultimi 20 anni di vedere veramente dei prodotti di eccellenza. Però nel contempo abbiamo perso di vista la qualità della vita. E questo è quello che oggi mi accorgo di aver perso, la qualità della mia vita. E in questo senso voglio cercare di non recuperare, perché recuperare è un brutto modo di dire, ma di cambiare. Cambiare in senso positivo. Da anni Carpenè Malvolti presenta al Vinitaly un vino speciale, frutto della sperimentazione dell'arte spumantistica. A descriverlo Etile Carpenè. Fa parte del nostro progetto di arte spumantistica, che è una sfida dei nostri enologi nel presentare ogni anno una novità assoluta. Quest'anno la scelta è caduta su un vitigno francese, di Manseng, e devo dire che ci ha dato dei risultati insperati. C'è un vino pieno, molto profumato, aromatico, che dà una sensazione di essere amabile all'inizio, pur essendo un vino molto secco e sposandosi molto bene con molti piatti. Da un nuovo vino spumante alle nuove sfide della DOCG, interpretate dalle cantine Bortolomiol. Il marchio superiore ha un valore importante per connotare la storia del nostro territorio e per connotare anche la maggior qualità, un disciplinare che ha più regole, più controlli e dunque una garanzia di grande qualità. Il futuro sarà difficile, ma credo che questa sfida non lascerà a noi la possibilità di non avere grandi risultati. Ed entriamo in questo studio ideale dedicato a questo ventennale della ciliegia di Maser, ve lo ricordo ancora, 30 maggio, Villa di Maser, un appuntamento davvero da non perdere, come ci dirà tra poco Angelo Poloni, presidente di Proloco di Maser, buona giornata di nuovo presidente, e Stefano Furlan dell'associazione Dai e Vai. Il volontariato in tutto ciò è il motore che animerà la grande festa. Beh, allora sì, come l'ho detto spesso, senza il volontariato penso che cose di questo genere non se ne faccia. È ovvio che il volontariato dalla sua parte ha delle debolezze. Quali sono le debolezze? Di non essere sempre formato, perché chi fa volontario lo fa nei ritagli di tempo che il lavoro gli lascia. E come il 30 maggio cosa succederà, Presidente? Allora, il 30 maggio è il ventennale della nostra mostra delle ciliegie, quest'anno poi è ricchissima e quello che vorrei ricordare è che di venire a Maser in quella giornata, e c'è una cosa anche goliardica della cosa, che dalle 16 alle 18 del pomeriggio del domenica 30 maggio ci sarà il primo concorso, una cosa simpatica, è lo sputaosso. L'inaugurazione sarà fatta alle ore 10:30, però tutto il giorno funzionerà sia l'enogastronomia, come i nostri carissimi politici sempre ricordano che da noi è eccelsa, però poi c'è la visita alla villa, porte aperte della villa, tante sono le cose, per cui la giornata è sicuramente spesa nei migliori dei modi. Il motto, Presidente, è Dai e Vai, allora, questa associazione che ha tanto da dire e che ha voluto essere un altro piccolo motore della promozione di questa festa. Sì, diciamo che l'associazione Dai e Vai
È un'associazione innanzitutto composta da giovani, quei giovani che di solito sono visti come la terza generazione che di solito distrugge quello che hanno fatto i padri, in questo caso invece tenta di costruire e tenta attraverso convegni come quello di oggi di formare quelle che saranno le nuove possibilità future di lavoro proprio per i giovani. Chi volesse avvicinarsi alla vostra associazione, un sito internet? Il sito internet è www.daievai.it. E ci sono tutte le nostre iniziative, adesso cercheremo di tenerlo sempre più aggiornato. E l'iniziativa più importante dell'associazione, presente anche in rete eventi, è la Soul Sound, che è questa manifestazione che verrà fatta ed è stata fatta per 4 anni in centro ad Asolo con molto successo e che verrà ripetuta anche quest'anno a settembre. Concludiamo con un pensiero. Beh, allora, non a caso oggi porto questa felpa, è un significato. Vuol dire venite a Maser, Maser merita di essere visitata e come dico sempre, Maser merita una sosta non di 30 minuti ma di una giornata intera. Grazie Presidente, grazie. Ci fermiamo grazie qui, un servizio di cronache trevigiane e poi Franco Manzato, assessore all'agricoltura, porterà le conclusioni di questa puntata guardando anche una promozione nazionale che si sta studiando. A tra poco. Cereali, più import e meno export. A Roma il 4° congresso europeo del biologico. Pesche, la produzione cala in tutta l'Unione Europea. Ad Abano il congresso di Slow Food. Questi i titoli delle cronache dal primario di questa settimana. Secondo i dati dell'Associazione Italiana Cerealisti, le importazioni in Italia di prodotti del settore cerealicolo nei primi mesi del 2010 sono aumentate di circa 183.000 tonnellate rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, più 11,8%. In aumento gli arrivi di grano tenero, grano duro ed orzo. Risultano in diminuzione invece gli acquisti dall'estero di mais. Le esportazioni dall'Italia dell'intero settore cerealicolo nei primi mesi del 2010 sono risultate in diminuzione di 11.600 tonnellate, meno 2%. In questi giorni si è svolto il 4° congresso europeo del biologico a Roma, un'iniziativa lanciata congiuntamente da IAMB, Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari, e da IFOAM UE nel quadro del progetto Interbio, finanziato da MIPAF, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. In particolare, il congresso ha valutato le nuove norme alla luce del primo anno della loro implementazione, individuando la situazione attuale, le possibili strozzature, le aree di intervento immediato e futuro, creando una piattaforma di ulteriori elementi e proposte da presentare alla Commissione per migliorare ulteriormente la legislazione europea. Per le pesche da consumo fresco si prevede per il 2010 un livello produttivo europeo pari a 1.328.000 tonnellate, il 3% in meno rispetto al 2009 e il 9% in meno sulla media 2004-2008. In Grecia si prevede un incremento produttivo dell'8% rispetto alla bassa produzione del 2009. In calo le produzioni degli altri importanti paesi europei, in particolare Spagna e Francia, rispettivamente meno 12 e meno 14% sul 2009, mentre flettono in maniera inferiore l'Italia, meno 3%. Si è chiuso il 7° congresso nazionale di Slow Food Italia, che ha riunito ad Abano Terme delegati provenienti da 300 condotte, le realtà locali di Slow Food, in tutta Italia. 3 giorni di interventi che hanno raccontato uno spaccato dell'Italia che si impegna per la salvaguardia e la promozione del cibo buono, pulito e giusto.